Autorità, gentili ospiti, un cordiale saluto a tutti ed un sincero ringraziamento per l'invito rivoltomi a partecipare a questo interessante workshop che è ricco di importanti spunti di riflessione. Purtroppo concomitanti impegni istituzionali non mi consentono di partecipare all'agenda dei lavori e colgo questa occasione per sottolineare l'importanza dell'istituzione negli Stati membri dell'Unione Europea di sportelli unici marittimi nazionali armonizzati, grazie ai quali gli operatori delle navi in arrivo e partenza dai porti potranno trasmettere in maniera rapida e senza duplicazioni tutte le comunicazioni in formato elettronico. In attuazione del regolamento dell'Unione Europea, l'Italia ha individuato il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la nostra Guardia Costiera, quale autorità nazionale competente con funzioni di coordinamento e condivisione di tutti i dati dei vari processi che si sviluppano in ambito marittimo. È un punto di partenza che ha trovato poi con il decreto 209 del 2023 la sua definizione con l'obiettivo di migliorare la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo europeo, riducendo gli oneri amministrativi e introducendo innovativi servizi informatici. In questo contesto il ruolo attribuito al Corpo delle Capitanerie rende merito al lavoro svolto ogni giorno da queste istituzioni. Lavoro che porta a risultati operativi che confermano elevatissimi standard di professionalità e di prontezza di risposta verso le più diverse situazioni emergenziali che si verificano in mare. Un riconoscimento all'impegno e al servizio assicurato dal Corpo, che è un pilastro fondamentale per la sicurezza marittima, per la tutela della vita delle persone e per la prevenzione e il contrasto ad ogni possibile danno all'ambiente marino a difesa degli ecosistemi. Oltre a questi importanti compiti, non va poi dimenticato che in particolare negli ultimi mesi le Capitanerie, in piena sinergia con le altre forze di polizia, hanno inoltre garantito un prezioso contributo per la tutela della sicurezza del nostro Paese. E quindi nell'augurare a tutti un buon lavoro, io desidero rinnovare al Corpo delle Capitanerie di Porto, alla nostra Guardia Costiera, la mia più profonda stima, la mia sincera gratitudine per lo straordinario lavoro al servizio dei cittadini. Tutti noi sappiamo di poter sempre contare sul vostro infaticabile impegno.